Amici di Cronache di Cele Terra, eccoci a un nuovo appuntamento uh, con storia del cristianesimo e ovviamente la portiamo avanti con il nostro professor Mario Iannacone. Salve professore. Salve, buonasera. Ecco, eh, oggi col il professor Iannacone abbiamo concordato di trattare la figura di San Francesco. Eh, ovviamente tutti sappiamo l'importanza eh, del, del personaggio, quanto santo sia appunto San Francesco, ma perché è così santo? È così, eh, la sua figura è così importante. Ora andiamo a vedere eh, intanto generalmente ecco la sua figura per chi magari ancora non lo conoscesse o non lo conoscesse bene, andiamo a inquadrarlo nel periodo storico in cui ha vissuto andremo a vedere i suoi contatti col Papa, ecco che, uh, che rapporti ci sono stati visto anche la critica che si è generata nei suoi confronti uh, appunto visto anche alcuni comportamenti magari alcuni giudicati un po' estremi ma tutti giustificati, vedremo appunto il professore ci spiegherà perché e in conclusione andremo a vedere anche qual è uh, prima di parlare della stabilità sloci cioè eh, sul fatto che i monaci dovessero stare nel loro monastero, mentre con San Francesco e San Domenico non era stato proprio così. Quindi andremo a vedere un po' uh, gli sviluppi del, uh, dell'introduzione del monachesimo francescano e poi insomma, anche, uh, anche domenicano. Professore, mh, quindi partiamo dalle basi appunto. Chi era uh, San Francesco d'Assisi? Allora, eh, la data di nascita di San Francesco non è mai stata determinata eh, in modo chiaro perché così le fonti non, non, non ce lo dicono, però sappiamo più o meno da eh, documenti del tempo e da eh, dichiarazioni che è nato, sarebbe nato tra il 1180 e il 1182. Nasce da una famiglia, come tutti sanno, di eh, commercianti. Il padre è un ricco commerciante, mercante di Assisi eh, eh, e pare che la madre eh, fosse di origine eh, provenzale invece. Questo poi ha dato eh, adito a leggende su una presunta eh, vicinanza di San Francesco alla, ai, ai Catari, che è diciamo, una... È qualcosa di, di assurdo, nel senso che lui ha fatto una predicazione anticatara. Allora, lui è, nasce in una famiglia molto, molto ricca, ricca, diciamo ricca, ed è destinato a diventare mercante. Riceve una buona formazione. Lui si definirà tutta la vita un illetterato, però in realtà sapeva leggere, scrivere, sapeva sicuramente il latino, sapeva il provenzale, sapeva l'italiano. E tra l'altro il più antico, eh, sappiamo che la, la più antica mh, opera eh, letteraria di cui si conosca l'autore della lingua italiana è di San Francesco, che è il cantico delle creature, lo stupendo cantico delle creature, che è un capolavoro anche poetico. E che arriverà naturalmente dopo. Allora, lui è ehm, destinato a questa attività di eh, mercatura, eh, ma ehm, sin da quando è molto giovane eh, non, non sembra essere entusiasta di questo destino che gli viene eh, assegnato. Eh, fa una, ha una giovinezza, eh, come si dice, eh, serena, dorata, spensierata. Um, e a un certo punto, ha anche un, uh, fa un'operazione. Uh, un viene, viene arruolato in un'operazione uh, militare contro la città di. Um, Spoleto, se non sbaglio, o comunque eh, forse di Perugia, ma ad ogni modo eh, fa un, entra diciamo, in un'operazione eh, un militare eh, nella quale deve fare il soldato poi, fondamentalmente, eh, e questo lo, eh, manda, eh, lo manda in crisi, ehm, nel senso che lui eh, parte per, questa, eh, per questo arruolamento che lo porta lontano, lo porta in Puglia. E ehm, a un certo punto lascia ehm, i suoi comilitoni, cioè ehm, diserta in un certo senso. Quindi torna eh, nella sua eh, Assisi. Eh, la cosa in sé non è gravissima, però ehm, procura eh, scandalo: il primo scandalo della vita di, di Francesco di Francesco di Messer Bernardone. No? Questo era il suo nome completo. Fa questo ritorno, ritorna in città e comincia a comportarsi in un modo eh, strano per eh, i suoi concittadini. Ehm, diventa prima solitario, poi comincia ad avere dei comportamenti eh, molto eh, originali. In un episodio, ad esempio, si denuda eh, perché comincia anche a eh, riflettere sulla, 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 sulla vita, eh, su quanto convenga dedicare la vita alle eh, cose terrene, ad esempio alla, alla ricchezza, alla, alla mercatura a cui il padre lo portava, eh, o quanto invece eh, convenisse eh, concentrarsi sul, sull'eterno e quindi eh, su, su, sulla religione, su Cristo. Eh, sul Vangelo che lui comincia a leggere e che eh, conosce. A un certo punto eh, si sente investito, eh, probabilmente c'è di mezzo un episodio mistico, un episodio di rapimento mistico sicuramente. Eh, San Francesco è un mistico, eh, quindi ha durante la sua vita più di un episodio eh, di eh, rapimento, eh, di beatitudine estrema. Che eh, lo porta alla metanoia, come si dice, alla conversione, cioè alla trasformazione, al ribaltamento di, eh, di, di sé. E, e questo lo, lo porta appunto a comportamenti come quello che dicevo: eh, appunto il non partecipare alla vita eh, della, eh, della, della sua famiglia, all'attività della sua famiglia, eh, il denudarsi in senso simbolico, quindi si viene al mondo eh, nudi e, e, si, e si va senza niente. Quindi sono dei, sono dei, dei gesti, questi che hanno un significato eh, simbolico eh, profondo. Eh, C'è anche l'episodio del bacio del lebroso. Eh, a un certo punto della, della sua vita eh, si mette a peregrinare nelle campagne attorno ad Assisi e eh, bacia un lebroso. I lebrosi a quell'epoca vivevano in comunità separate eh, in villaggi praticamente, i lebrosari erano spesso dei villaggi, erano dei, anzi in un'epoca un ancora precedente venivano proprio diciamo cacciati dalla, dalle... Um, eh, comunità, però ehm, quello che, che si nota già all'epoca di, di, di Francesco è che ehm, i lebrosi eh, eh, sono, sono costretti a vivere assieme e praticamente prendono questa loro condizione come una condizione eh, religiosa. Cioè, è un, sono in un certo senso toccati da, da Dio, hanno quel destino, quel destino che li porta ad essere per lo più ehm, deturpati. No? Perché la lebra, nel, nel, nel corso degli anni, aveva questo decorso: era un decorso lento, però, era un decorso che, 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 che a volte aveva delle, de, degli effetti eh, terribili. Eh, ma eh, fanno i voti, prendono molto spesso i voti, diventano come delle comunità religiose. Ecco, eh, questo accadrà poi eh, soprattutto con i francescani, anche con i domenicani, eh, eccetera, eccetera. Ma lui eh, bacia un lebroso. Baciare il lebroso significa eh, riprendere, ripetere, insomma, i gesti di, di Cristo, no? Cristo a Gesù Cristo faceva questo, eh, tipo di, eh, aveva questo tipo di comportamenti, di, di rottura eh, che, do, eh, che svegliavano al, allo, allo spirito. E lui si identifica sempre di più con, con Cristo, con Proprio con Cristo, cioè, quindi mh, ha eh, degli altri episodi mistici. Ad esempio, eh, sente, la, in un certo senso sente la, la voce di, eh, di Cristo quando guarda una, uh, un crocefisso eh, che ancora oggi è conservato, eh, ha un, un rapimento mistico in questo caso. E a questo punto, nel momento del suo rapimento davanti al, al crocefisso della chiesetta di San Damiano, lui ehm, sente eh, la voce di Cristo che gli dice ripara la mia casa che è in rovina. Lui lo prende come un, un incarico, come una chiamata mh, eh, che ehm, lo eh, portava a dover riparare questa chiesetta. Eh, appunto chiesetta di San Damiano, che era eh, stata lasciata andare in, eh, in rovina. Eh, questo riparare però la casa di Cristo che è andata in rovina ha anche un significato più eh, largo, simbolico, significava riparare eh, ciò che nella Chiesa non andava. Perché comunque nella Chiesa sempre ci sono stati momenti di crisi, sempre ci sono stati eh, ordini, eh, per esempio, monastici che erano caduti eh, nel, diciamo, nel peccato oppure erano decaduti, eh, c'erano episodi di simonia. Quindi, eh, misteriosamente, per molti secoli arrivavano personaggi come appunto, San Francesco, come San Domenico, come Ignazio di Loyola, dopo molti altri, eh, che eh, riparavano. Eh, San Giovanni della Croce, un altro nel 500 ce ne sono diversi nel 400 anche, eh, che ehm, eh, rispondono a dei bisogni che la Chiesa eh, aveva in effetti al loro, al loro tempo. E qual era questo bisogno? Ma il bisogno era questo, diciamo che a quel tempo ehm, la, la Chiesa era, era, era criticata. Eh, perché i preti eh, generalmente cadevano nel concubinato, molto spesso eh, facevano appunto commercio di reliquie, Simonia, eccetera, eccetera, allora eh, c'erano un buon numero di persone che eh, si sentivano eh, chiamati direttamente da Dio. Eh, avevano delle crisi mistiche oppure pregavano e, ehm, e cominciavano a ehm, comportarsi come degli uomini di religione ma ehm, non vincolati a nessun tipo di ordine, non vincolati a nessun tipo di regola. Questo eh, li portava spesso anche eh, all'eresia, cioè ad allontanarsi molto mh, dalla, dalla, diciamo, ehm, genuina missione della Chiesa. E di questo noi abbiamo molti, eh, molti esempi. Eh, San Frances Francesco, perché ancora in questo momento non è stato comunque San Francesco, ehm, avrà un itinerario un po' diverso, perché lui eh, si comporta appunto come lui si chiama giullare di Dio, no? si fa chiamare così, ehm, anche perché si sente a un certo punto investito da una grande gioia. Eh, e eh, si comporta in un modo che eh, rompe tutti gli schemi sociali del suo tempo. Eh, comincia a ruminare il Vangelo, eh, comincia a capire che mh, ciò che dà la vera eh, gioia non sono i piaceri terreni, ma sono i piaceri, eh, diciamo, spirituali. E comincia ad avere anche un seguito: un seguito di giovani tra l'altro giovani dell'Assisi eh, durata del suo tempo eh, una, una grande personalità che lo, che, lo, che lo seguirà è Chiara Chiara d'Assisi, Santa Chiara che diventerà una sua eh, compagna spirituale e, e fonderà eh, diciamo, a un certo punto poi eh, un, ordine, eh, so, un ordine di, di, di sorelle ecco no? eh, eh, femminile, quindi poi, però, in un, in un secondo tempo, ehm, diventa un predicatore. Capisce l'importanza della predicazione, capisce l'importanza della predicazione itinerante, cioè non stare soltanto eh, dentro la chiesa, ma anche girare. Quindi, unisce a un certo punto eh, un gruppetto di, di amici. Eh, e spesso, nelle fondazioni dei grandi ordini religiosi, c'è un gruppetto di persone iniziale, no? possono essere cinque, possono essere sette, a volte sono dodici. Noi riconosciamo tutti questi, questi personaggi perché ci sono stati trasmessi i nomi e sono dei nomi notissimi, no? Pietro, Silvestro, che erano due sacerdoti, poi c'erano dei laici, uno si chiamava Egidio, uno si chiamava Bernardo. E, e poi c'era appunto eh, Francesco, erano, erano in cinque. Allora, già qui, qui vediamo che c'erano due sacerdoti, Pietro e Silvestro, che quindi avevano ricevuto l'ordinazione, e due laici, laici, che non avevano ricevuto alcun tipo di ordinazione, eh, e però facevano una vita religiosa, un po' come gli eremiti, eh, solo che la facevano in comune. Allora, questo, diciamo, poteva. Eh, avere, eh, poteva diciamo, incorrere in qualche tipo di eh, problema. Eh, All'inizio eh, questo gruppo di entusiasti eh, predicatori e di giovani entusiasti riceve una eh, approvazione, diciamo un'esortazione da parte del vescovo locale e poi questi cinque amici eh, a un certo punto escono anche dal, dal territorio di Assisi. E quindi entrano nel territorio di altri, di altri vescovi, che potevano anche non essere d'accordo col loro modo di, di predicare. Questo quindi comportava, eh, comportava dei problemi. Comportava il problema di passare dalla intuizione mistica religiosa eh, di Francesco e dei suoi eh, amici alla necessità di... Organizzare qualche tipo di, eh, di istituzione, no? perché mh, altrimenti eh, i vescovi eh, o le autorità religiose di altri territori potevano non riconoscerli o potevano considerarli eretici. Ehm, allora, eh, consapevoli di questo problema, eh, Francesco e i suoi amici. Mh, scrivono un proposito di vita, cioè come dire, una, una piccola regola eh, fra di loro. E eh, vanno a Roma eh, dal Papa, a quell'epoca eh, il Papa era Innocenzo III, notario dei conti di segno, eh, che eh, guidò la Chiesa dalla fine del, del secolo precedente, 1198, fino a 1216. E Innocenzo III eh, ascolta Francesco, eh, riflette e ehm, diciamo non nega loro il permesso di fare quello che, che dovevano fare, eh, però non, non conferma. Eh, quindi eh, questa eh, diciamo eh, viene chiamata la regola non bollata, cioè nel senso che gli dicono sì, puoi, pu, prova, vai avanti, però non ti diamo l'approvazione ancora, perché non c'è neanche una regola. Qualche anno dopo, eh, quando non regna più Innocenzo III, ma Onorio III, papa successivo, che eh, governerà la Chiesa per una decina di anni, tra il 1227 e il 237, Francesco torna a Roma e, eh, con una regola eh, scritta e eh, questa regola viene eh, approvata con una bolla che è Solet Annuere del 1223, del novembre del 1223. A quel punto eh, nascono eh, i frati minori, cioè eh, i, quelli che poi noi chiamiamo i francescani, nasce un ordine. Allora, quest'ordine aveva una caratteristica, la caratteristica era quella di non essere, questa, questa caratteristica verrà eh, messa in risalto sempre di più, non aveva la necessità di eh, restare in un luogo. Il, il, il frate non è un monaco, il frate è un fratello che può eh, fare una predicazione itinerante, può muoversi di eh, convento in qui, convento. Qui, professore, stiamo già parlando della stabilità sloci, giusto? Sì, esatto. Questi esatto. fatti appunto della stabilità sloci. No, per De del superamento della necessità della stabilità sloci. La stabilità sloci era, diciamo, la, la regola monastica eh, dei benedettini, fondamentalmente dei benedettini e di tutti eh, gli ordini che erano fioriti no, dai, dai benedettivi, richiedeva la stabilità in un luogo per eh, andare nel deserto, no, come si diceva, e, eh, eh, e cercare diciamo eh, l'unione con Dio, la preghiera, eccetera. A questo punto invece mh, si capisce, un, un orio terzo bisogna dire che ha questa intuizione, Francesco ha questa intuizione, ce l'hanno anche eh, i frati che cominciano a vivere mh, con lui, a predicare con lui, eh, che eh, nel in quel momento lì nel quale la eh, si stavano formando le città, ad esempio, no? il problema dell'inurbamento dell diventava sempre più eh, evidente, cioè delle città sempre più grandi. Firenze era una metropoli per il suo tempo. Um, I monasteri di solito erano fuori dalla città, i conventi dei francescani vengono invece fondati dentro le città, dove c'è bisogno, anche perché nasce questa nuova eh, classe borghese. Che spesso si stacca un po' no? dalla pratica eh, della, della Chiesa, dei sacramenti. C'è bisogno quindi di eh, predicatori. I eh, francescani nascono come predicatori, esattamente come i domenicani, che nasceranno un po' dopo, insomma, ma mh, sono molto vicini comunque eh, come fondazione. Perché allora la necessità era proprio quella, poter avere eh, libertà di muoversi. Essere molto addestrati nella predicazione, predicazione anche alla gente, predicazione anche alla gente semplice. Ehm, quindi, ecco, professore, a me viene una domanda in questo momento. Sì. Qual è la differenza appunto da prima? Cioè, è davvero così innovativo il fatto di poter andare in giro a predicare? Cioè, come sì. si è diffuso il cristianesimo fino a quel momento? Perché questa cosa è così... Uh, è così innovativa. Ecco. Beh allora sì, all'inizio eh, il cristianesimo era, aveva diciamo questa eh, mobilità. No? Lo vediamo con gli, con gli apostoli, lo vediamo con i predicatori dei, dei primi secoli, ma con gli stessi padri della Chiesa. Poi eh, si creano gli ordini monastici mh, che eh, invece mh, si stabiliscono in un luogo, coltivano, eh, producono allevano, eh, spesso vicino ai monasteri nascono delle, delle città, delle piccole città, eccetera, eccetera, ehm, e creano quell'economia anche che eh, diciamo, era fondata attorno alla, alla vita del monastero. Ehm, a questo, a questo eh, aveva anche qualcosa di difensivo eh, il monastero, bisogna dire spesso erano fortificati perché eh, erano altri tempi questi tempi qui in cui vive invece San Francesco sono tempi in cui per esempio si, i mercanti viaggiavano molto ehm, e quindi c'era bisogno di eh, persone che eh, potessero muoversi ad esempio se, se, se si andava in una nuova terra ehm, pensiamo anche a Marco Polo quando, quando Marco Polo Uh, va in Cina, si porta dietro dei frati, uh, non dei monaci, ma dei frati, dopodiché uh, alcuni di questi torneranno indietro. Um, C'era questa esigenza di predicare, uh, quindi di, di uh, ritrovare questa, questa libertà. Predicavano di solito in coppia, eh? come, così come si legge nel Vangelo. Um, era anche l'epoca delle crociate. Le crociate in fondo sono, dei, sono anche dei pellegrinaggi. Eh, nascono come dei pellegrinaggi, poi diventano anche delle, delle operazioni militari, ovviamente, spesso difensive. A volte, eh, comunque, la necessità era quella di riconquistare la Terra Santa. Lui, infatti, va eh, in Terra Santa. Eh, nel 1217 ehm, Diciamo eh, si svolge un importante capitolo generale, viene chiamato, ehm, nel quale il mondo allora mh, conosciuto viene diviso in province e eh, ognuna di queste province doveva essere eh, coperta da, dai predicatori francescani. E quindi a un certo punto ehm, alcuni partono, lui stesso parte, va a Gerusalemme, c'è cioè il famoso episodio per cui cerca di convincere eh, Saladino a eh, convertirsi, Saladino non si converte, eh, quando lui torna in Europa chiama anche alla crociata. Eh, questo toglie eh, argomento a chi dice che eh, Francesco fosse un irenista. No, Francesco capiva anche che là eh, si moriva, cioè i cristiani morivano e quindi c'era anche necessità di eh, liberare la, la, la terra santa. Eh, diciamo che comunque è comunque una rivoluzione quella del convento rispetto al monastero. È una nuova fase della storia del cristianesimo e della chiesa che eh, convive con quella del monachesimo, che non è che i, mon i, mon i monaci e eh, i monasteri scompaiono, continuano ad esistere, vengono fondati anche altri ordini monastici nel, due, nel 300, ad esempio, nel 500, ma ehm, magari ecco sono delle. Eh, sono dei um, rinnovamenti di, di, di ordini antichi, soprattutto di quello benedettino. Um, ma insieme a questi ci sono anche appunto le chiese, eh, eh, i conventi, i conventi eh, degli ordini cosiddetti mendicanti. Perché mendicanti? Perché appunto andavano in giro a predicare con un linguaggio semplice a cercare di convertire gli eretici, a cercare di riportare. Eh, alla chiesa coloro che si erano allontanati eh, e le chiese dei, eh, degli ordini mendicanti dei francescani e poi dei domenicani hanno una particolarità sono eh, delle chiese molto spoglie eh, dove poteva stare molta gente in piedi e dove eh, si dava molto rilievo al, proprio a chi predicava eh, che no? si veniva Diciamo elevato a un certo punto, stava in una posizione elevata e poteva predicare alla, alla, alla gente della città. Oppure, eh, generalmente, delle città. Molto spesso i conventi entrano, conventi quindi non monasteri, vengono fondati dentro le mura della città. Quindi sono delle chiese eh, spoglie e questo cambia anche un po' l'architettura eh no? ecclesiastica. Um, Ecco, poi su Francesco si può dire molto altro. Ecco, so professore, io, se possibile, vogliamo parlare anche della diciamo, a tornare all'inizio della sua conversione eh, sul fatto di come fu visto appunto con sospetto a, a quei sì, tempi, ecco, certo. O come si però... inquadra nel suo tempo, Francesco? In questo senso. Eh, beh, lui è, viene visto come un rivoluzionario. E viene visto con sospetto si, si pensa a un, a un certo punto che possa essere un, uh, un eretico mh, perché mh, predica direttamente mh, non essendo stato non so ordinato uh, sacerdote non avendo avuto una formazione monastica teologica formale e quindi come si permette di uh, predicare Beh, nel suo caso si permette di predicare perché era Francesco, era un grande santo, era un grande mistico, però molti altri, anche che lo seguivano, eh, magari uscivano un po' dal seminato. Ecco perché a un certo punto c'è bisogno di una regola, e c'è bisogno di una regola bollata dal 1223. Ehm, la fondazione dell'ordine dei francescani, della, quindi dei frati minori, è visto a suo tempo come una grandissima novità che noi forse non riusciamo a percepire oggi. Eh, dovremmo un po' rifarci a quei tempi in cui il paesaggio era dominato dalle grandi chiese eh, delle città e, e dai grandi monasteri, e non c'era altro. C'era il prete diocesano, il prete diciamo eh, che stava nella chiesa, eh, c'erano i parroci e ehm, eh, c'era ehm, che non si chiamavano ancora parroci molto spesso e poi c'erano i, mon i monaci che potevano essere ehm, potevano essere eh, sacerdoti oppure no però comunque stavano dentro eh, le mura del monastero invece i frati eh, francescani cominciano a girare per le città eh, magari all'inizio eh, non hanno neanche una, una divisa, come dire, un, un saio, oppure sì, a un certo punto viene, viene deciso di, di vestirsi di sacco, addirittura a piedi nudi molto spesso. Quindi venivano visti un po' come dei matti, venivano visti come degli esaltati. Eh, e questo creerà delle tensioni, no? questo creerà delle tensioni perché. Um, a un certo punto uh, si, crea una, si creano due correnti dopo la morte di, di Francesco. Diciamo, innanzitutto, prima di tutto che Francesco, Francesco è importantissimo nella storia d'Italia. Prima di arrivare alle tensioni, um, Francesco inventa il, il presepe a Greccio nel 1223, la sua è una spiritualità altissima. Che si può vedere in alcuni scritti che ci ha lasciato, certamente nel Cantico delle Creature e nel suo insegnamento. Eh, e addirittura poi, quando è vicino alla morte, eh, riceve le stimmate, quindi diventa un alter Christus, no, si dice di Francesco, è un altro Cristo. Eh, si è avvicinato talmente, si è medesimato talmente nella figura di Cristo a partire da quella. Conversazione che aveva avuto con il crocifisso, che eh, diventa un altro Cristo. Eh, si ammala e riceve le stimmate. È il primo, è il primo eh, santo che riceve le, le stimmate, ehm, che vengono viste da molti. Poi, certo, ci sono degli storici. Io ho un po' di libri sulla storia. Bel po' sulla di Libri sulla storia del francescanesimo. Beh, il francescanesimo, per esempio, c'è questo libro eh, famoso di Chiara Frugoni una storica della, del Medioevo, che ci parla dell'invenzione delle stimmate. Cioè lei dice: le stimmate non, eh, in realtà non c'erano, sono state rappresentate. Quindi fa tutta una, una storia sull'iconografia francescana che è importantissima. E ci dice che questa è stata, diciamo, un'invenzione. Eh, Promozionale in un certo senso, eh, non credo proprio che sia così perché altrimenti non avremmo tante testimonianze. Subito dopo che muore, tra l'altro, lui viene subito considerato santo. È uno di quei casi in cui la canonizzazione avviene molto velocemente. Muore nel 1226. Eh, attorno alla porziuncola, no? In quella piccola chiesa che è stata poi portata dentro una chiesa più grande che si può vedere ad Assisi, eh, vuole morire sulla terra, cioè su, proprio sul pavimento, eh, dà un enorme, magnifico esempio eh, di sé, della sopportazione, eh, della dolcezza, insomma, anche del suo del suo modo di, di parlare, eccetera, e poi, eh, quattro anni dopo, nel 1230, viene dichiarato, eh, viene traslato innanzitutto eh, nella basilica, che è poi la basilica che ancora oggi domina nel paesaggio di Assisi, perché poi nel, nel tempo è stata mh, ingrandita. E, e lì vabbè, viene, viene canonizzato e lì eh, riposa. Um, Peraltro lui si lega a, a grandissime operazioni eh, che fanno nascere anche la grande spiritualità, la grande arte italiana di questa eh, ultima fase del Medioevo che cominciava, perché pensiamo soltanto al fatto che nella Basilica inferiore di Assisi a un certo punto agisce Giotto, che fa quello straordinario ciclo. Di eh, affreschi che sono una glorificazione di eh, San Francesco e sono un'opera, un capolavoro imperituro, eh, bisogna dire. E eh, non solo, pensiamo anche al fatto che eh, il più grande poeta italiano, eh, più grande, forse il più grande poeta di tutti i tempi, che è Dante Alighieri, eh, ne parla ne, ne, nel paradiso. Ci sono dei bellissimi versi che sono dedicati a uh, San Francesco nel decimo undicesimo canto del, um, del paradiso, che è assolutamente sublime, eh, e anche nel trentaduesimo, quindi vicinissimo alla visio beatifica, vicinissimo alla visione di Dio, eh, Dante lo consacra e lo mette con pochissimi altri, con San Bernardo. Quindi San Bernardo e San Francesco sono... Nella candida rosa e nei punti più alti, diciamo, dell'Empireo, molto vicini a Dio. Quindi c'è questa glorificazione e questa consacrazione anche da parte di Dante. Ecco, che cosa possiamo dire poi? Beh, possiamo dire innanzitutto che si crea molto presto. Questo uh, ordine femminile no? delle, cla delle Clarisse di Chiara, alto, gran alto grandissimo personaggio uh, che si innamora di, di Francesco in senso spirituale, e ci viene descritta come una bellissima ragazza dolcissima, eh, che ehm, viene presa anche lei, anche lei da questa eh, pazzia di Dio, no? e diventa una anche lei una santa poi insomma no? e, e crea un ordine di clausura le Clarisse sono un ordine di clausura professore in conclusione le volevo chiedere appunto anche sull'istituzione dell'ordine dei Francescani sì. ecco eh, Francesco sì come ha giustamente detto lei ovviamente è il fondatore ecco però mh, senza un'altra figura probabilmente non avremmo oggi eh, l'Ordine dei Francescani. Ecco, ci vuole parlare in conclusione di questo? Sì, certo, certo. Esatto. Eh, dopo la morte di Francesco ci sono un po' di problemi, mh? perché eh, si creano due, diciamo una scissione, no? più di una in realtà, ma una eh, importante è quella fra i conventuali e i cosiddetti conventuali, cioè quelli che seguono la regola eh, della, di, di San Francesco, e gli spirituali, i quali... Eh, Cappeggiati da personaggi come Ubertino da Casale e altri, eh, sostengono che eh, si debba rinunciare proprio del tutto alle, ai possessi terreni, alle chiese, eh, eccetera, eccetera. Anche perché nel frattempo, diciamo alla metà del 200, l'ordine comincia a diventare ricco. Comincia a diventare ricco perché? perché la gente mh, vede i benefici spirituali e non solo spirituali, per esempio. Importantissimo la cura dei poveri, la cura dei lebbrosi, la cura dei malati, degli infermi, degli orfani, cioè i francescani cominciano a creare delle istituzioni molto presto no? e allora ricevono testamenti. Chiaramente questo significa anche eh, un arricchimento dell'ordine, che, però, viene utilizzato generalmente eh, bene. Poi, chiaramente, ci sono sempre i, le, gli, come dire, le eccezioni. Allora si crea questa corrente di radicali i quali dicono: No, noi dobbiamo essere nudi, cioè vestirci di sacco, girare, non avere niente e rifarci a una radicale povertà evangelica. Questo crea delle tensioni e rischia di spaccare l'ordine, non solo rischia di spaccarlo, ma rischia di metterlo. Anche sotto diciamo, rischio di, um, di eresia, ad esempio. Um, a questo punto um, si manifesta un grandissimo personaggio che è chiamato il secondo fondatore, che è considerato il secondo fondatore dell'ordine francescano, che è Bonaventura da Bagnoregio. Bonaventura da Bagnoregio è un teologo mistico. Eh, ha riorganizzato eh, fondamentalmente eh, l'ordine ehm, francescano ehm, e eh, eh, scrive delle, delle, delle nuove costituzioni, che si chiamano costituzioni narbonesi, che mh, eh, espellono, ehm, eh, criticano e condannano le tendenze eretiche degli spirituali. Però allo stesso tempo, eh, dove vede, lui diventa superiore, eh, naturalmente diventa superiore di tutti i francescani, dove vede rilassatezza, dove vede che eh, i francescani non stanno più nello spirito di San Francesco, interviene con, con rigore. Quindi lui è un, grandi, un grandissimo personaggio che dà al, ai francescani il, diciamo la... Gli fa diventare un'istituzione, fa diventare un'istituzione potente, eh, benefica anche, quindi fa grande operazione di costruzione di conventi, eccetera, eccetera, ehm, e scrive anche delle opere importantissime come l'itinerarium Mentis, mentis Indeum e altre, e altre opere. E eh, tra l'altro è l'autore eh, della prima biografia eh, di San Francesco che avrà una, eh, non solo un'importanza, ma una circolazione immensa in tutto il Medioevo che si chiama Leggenda eh, Aurea o Leggenda Maior, Leggenda Minor, ci sono diverse versioni. Comunque è la Leggenda Aurea eh, che è la vita di San Francesco, con tutti i famosi fioretti di San Francesco che ispireranno Giotto, eh, nei, nei, nelle sue eh, lì si racconta del, del lupo di Gubbio eh, del, del per esempio di Greccio e di tutta la vita di San Francesco è un, è un capolavoro questo tra l'altro no? della, della letteratura medievale eh, cosa significa questo? Significa che questo ordine di illetterati, come eh, li definiva eh, Francesco Francesco si definiva illetterato, ma non era un illetterato, comunque di uomini semplici, comincia ad avere degli importanti teologi. Eh, Buonaventura è un importante teologo, è un grande intellettuale, è un grande scrittore e eh, da lì poi eh, nascerà anche eh, l'esigenza di creare degli studium quindi delle università nelle quali viene, viene, eh, i teologi francescani vengono formati. I francescani potevano restare laici, fratelli laici, poi si creerà infatti un, un terzo ordine francescano fatto esclusivamente di laici, potevano restare laici all'interno dell'ordine francescano francescano, principale senza diventare sacerdoti, potevano diventare invece sacerdoti teologi e addirittura a un certo punto cominceranno a insegnare nelle, nelle università. Questo è importante perché è un passo eh, diciamo fondamentale per, per la cultura medievale, tardo medievale. Eh, e quindi a un certo punto a metà del 1200 troveremo dei professori quindi degli insegnanti eh, che avranno delle cattedre a un certo punto nelle principali università oppure si creeranno degli studium loro, cioè delle, de, 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 dei luoghi dove, dove insegneranno loro come i domenicani. In conclusione, possiamo dire che San Francesco d'Assisi, che è tra l'altro patrono d'Italia, no? sappiamo, ehm, è, una figura, è una figura grandissima. Ancora oggi la possiamo considerare una figura grandissima, un grandissimo esempio eh, da leggere, rileggere, leggere la sua vita anche, ehm, che è comunque ecco, storicamente ha avuto un'importanza enorme nella solidificare nel mettere eh, come dire, in sicurezza la chiesa da eh, pericoli eh, ereticali eh, che si stavano manifestando proprio in quel periodo e che eh, se probabilmente non fossero esistiti gli ordini eh, mendicanti avrebbero costituito un, uh, un pericolo uh, gravissimo gravissimo perché molti eh, di coloro che avevano eh, esigenza di fare una vita mh, spirituale eh, di povertà, di vicinanza ai poveri, eh, radicale in questo senso, entreranno nell'ordine francescano perché lì si sentiranno a casa, altrimenti sarebbero finiti come Pietro Valdo e i Valdesi. Quindi eh, questo dimostra Francesco il suo ordine, eh, Buonaventura, San Bonaventura da Bagnoreggio il dottor Seraficus eh, mostrano la eh, grande eh, vitalità e creatività che, che la Chiesa, la comunità eh, dei credenti, ha, ha sempre avuto. Quindi Dio ha sempre suscitato, eh, quando c'era bisogno, eh, personaggi di questa, di questa statura che hanno rivitalizzato eh, la vita spirituale e la vita eh, ecclesiale. Adesso ne aspettiamo Ecco, mi viene da pensare professore, chissà cosa si inventerà Dio per salvare la Chiesa eh, in questo momento, però. Esatto. Che lui esatto. può tutto, staremo a vedere. Ecco, noi abbiamo fede e speranza in lui. Va bene, professore, eh, la ringrazio tantissimo per questa bellissima lezione su San Francesco che eh, aspettavamo da tanto e che spero possa essere di grande aiuto anche per capire la grandezza del personaggio. E, ovviamente. Mh, siamo quasi costretti a trattare San Domenico la prossima volta, quindi sì. eh, lo anticipo. Ecco, appena riusciamo, tratteremo anche San Domenico. Ecco, eravamo partiti con questa diciamo, rubrica che voleva essere settimanale, bisettimanale. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta per impegni miei o anche del professore. Quindi, eh, insomma, cercheremo di andare un po' più a rilento, ma la porteremo a termine. Ecco. Professore, quindi mi permetta di ringraziarla nuovamente e di salutarla. Quindi ci rivediamo presto. Ringrazio io a vederci molto bene. Cari amici di Cronache di Cielo e Tebra, anche per oggi è tutto. Io vi do appuntamento al prossimo episodio, vi ricordo, ecco, se potete di sostenere il canale, ecco, per permetterci di continuare in questa opera di eh, chiamiamola apostolato, ecco. Grazie e alla prossima.